Vittorio, intanto le indicazioni di questa amichevole. Ma le indicazioni sono positive, perché ho visto per la prima volta, a parte quest'anno abbiamo avuto una signora squadra davanti a noi in cui ci ha messo in difficoltà e ci ha fatto anche vedere dove dobbiamo lavorare dalla prossima settimana, le nostre lacune. Poi ho visto la squadra che sta facendo e sto vedendo quello che facciamo in settimana. Ancora è lunga arrivare all'11 ottobre, sperando che ci si possa arrivare in tranquillità. Ora c'è la prima di Coppa, vediamo un po'. Tanto il reparto difensivo sembra già ben oleato. Sì, il reparto difensivo ci abbiamo lavorato molto già dal primo giorno, poi abbiamo inserito nel mercato Tori, che ci ha dato tanta esperienza e tanta qualità e ci sta aiutando anche i nostri giovani, li fa crescere alla grande. Probabilmente nelle ripartenze pesavano le gambe nel finale. Sì, a parte che abbiamo inserito 8 juniores che sono bravi, ma fanno sempre parte di una juniores provinciale, si impegnano durante la settimana, cerchiamo di farli crescere e abbiamo tenuto botta a una compagine che a livello anche di rosa è importante. Da martedì riaprire un nuovo capitolo. Come sempre, non amichevoli servono apposta, servono soprattutto a guardare dove possiamo lavorare da lunedì, le nostre lacune, le nostre imperfezioni, i tempi di gioco, dell'organizzazione, e cercare di lavorare per migliorarsi per la prossima gara, che iniziano ad arrivare quelle ufficiali, quelle che contano. Ok, grazie. Grazie a voi. Scusa, ho sbagliato la domanda.